Bella ragazzi, bella e bentornati nella FG Fail Crazy Craft bla 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 bla. Allora, che cosa sto facendo? Sto cercando una nuvoletta, sto cercando una nuvoletta perché abbiamo bisogno di alcuni cloud blocks. Perché mai abbiamo bisogno di alcuni cloud blocks? Perché oh, principi. No, 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 no. No, voi me ne dovete andare da un'altra parte, non dovete stare vicino. No. No, no, venite con me. Venite con me. State a venire, bravi. Venite con me. Ma guarda tuo. Dove state? Venite con me. Bravi, bravi. E adesso rimanete là dove state. Dove stavate? Ok, direi che forse è meglio andare dall'altra parte. Ci sono delle nuvolette qua? Mi sembra di sì. Eccole qua. Ok, c'è una nuvola qua sopra. Che mi sembra di aver visto, ma già non vedo. Eccola qua. C'è una nuvola da ste parti. Dove cazzo sta? Eccola. Questa è stata una delle prime nuvole. Ok, crepa, ovviamente questa è già stata lootata, ma a me non interessa, mi interessa dividiarmi i cloud block. Dobbiamo prendere i cloud block perché qui c'è un utente che ha un fetish che sta a rompicoglioni. E c'è il carissimo amico Alex Brunetti che continua a dire che devo farmi il pavimento di casa con i cloud block. Io non sono. Forse non hai capito che tu devi schiattare. Io non sono molto convinto di questa cosa per un semplice motivo, che ho paura che laghi come la merda. Però, ragazzi, lo sapete, per voi qualsiasi cosa, anche questo. Quanti cloud block, cioè non faccio tutto il pavimento perché, ragazzi, sarebbe, penso, boh, ma a meno che non è una mega figata. Ce ne abbiamo 15 a sto punto, pigliamone qualcun altro. Ci dovrebbe stare pure lo spawner qua. Eccolo. Eccolo. Ci dovrebbe stare lo spawner da qualche parte, che è uno dei cloud block. Eccolo, cloud spawner, però io lo lascerei qui. Oh, c'è una motra. Vediamo la motra quanto resiste. Anche se io ho un'armatura di merda in questo momento. Un colpo con la Big Bertha. Perfetto. Questo è per tutte le volte che ci ha fatto schiattare quella bastarda. Allora, andiamo qui. F5. Andiamo di giorno perché, raga, a me mi dà fastidio la notte. Perché la Big Bertha. Dov'è la mia Big Bertha? Dove cazzo l'ho lanciata? Mannaggia, sta lettera a culo devo togliere. Non scherziamo coi sentimenti. Non scherziamo. No, raga. No, 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 no. Com'era? F3B. Ok, togli F3. Raga, ha buttato la Big Bertha. Ma scusatemi, ma dove cazzo ho ucciso io quella motra? Non ci dovrebbe stare tutto il drop per terra? Oh mio Dio. Eccolo. Non scherziamo con i sentimenti. Io potevo fare i cazzi miei, no? Dovevo uccidere la motra. Ok, sono volato di qua. Forse quando sono atterrato qua. Sto rifacendo tutto il percorso, ragazzi, non No, raga, io quella spada non posso perderla. Cioè, non esiste rifarla da capo. Non esiste rifarla da capo. Dove cazzo sta? Dio santo!
Ma raga, devo rivedere il filmato perché io devo capire dove cazzo ho buttato quella spada, perché l'ho buttata sicuramente con Q. Di sicuro proprio. Coglione come so. Prima che scompare. Ok ragazzi, ho riguardato il filmato e stavo proprio qui. Dove c'era la cosa qua. L'ho buttata quando ho dato il primo colpo alla come cazzo si chiama? Stavo proprio a fianco a sta cosa. E c'era un albero. Adesso l'albero non c'è più. E la mia paura è che la Big Bertha è andata a fuoco. Ecco, era qui l'albero. No, raga, la mia Big Bertha è andata a fuoco. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma che davvero? Porca puttana. Raga, ho perso la Big Bertha. Non è possibile. Non è possibile. Perché queste cose a me? Perché? Cioè, raga, ci abbiamo messo una vita a farcela. No, io me la rifaccio, raga. Non ho la Big Bertha, non mi rompere le palle. Raga, cioè dovrei andare di nuovo sul tutto il discorso cioè, ma avete capito, no? Cioè, ma non esiste proprio. Anzi, ci facciamo la slice, vaffanculo. Ecco. Raga, scusatemi, ma non credo che nessuno di voi abbia voglia di rivedere tutta la parte dei mostri e della cosa. E adesso ho anche la slice, vedete? Molto più bella. Cioè, allucinante, allucinante. Vabbè, comunque, dicevamo, questa è tutta colpa di Alex, perché io qua non lo volevo fare questa cosa, invece lui fa, fai questo, vabbè. Allora, rompiamo un attimo qua, facciamo tipo un'area e mettiamoci Cloud Block. E no, così. Scusatemi se me la sono fatta in creativa, ma cioè. Intanto togliamo sta stronzata. Ok. Ah, però è figo, eh. Ok, c'è qualcosa qua sotto che ostruisce. Probabilmente è un buco. Sarebbe da un buco che sarebbe da coprire con la terra. Però fa strano camminare sul cloud block, vedete? Perché mi rallenta. Mi rallenta il cloud block, però io direi che una botta ce la possiamo anche lasciare. Tanto vediamo se c'è qualche dungeon da qualche parte. No, mi sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Ok, Alex, sei contento? Sì? Perché non mi prende questi? Ah, ok. Sei contento? Sì, l'unica cosa è che vedete, non si può fare tutto il pavimento perché altrimenti ci rallenta poi quando camminiamo e la cosa mi sta abbastanza sul cazzo. Niente, quindi abbiamo di nuovo la nostra Big Bertha, anzi abbiamo la Slice che è pure più bella. Quindi adesso che cosa andiamo a fare? Quello che andiamo a fare è molto semplice, ossia perdere un'ora di filmato e tra l'altro mi sono reso conto che il filmato registrato prima di questo aveva anche l'audio di merda perché è registrato non dal microfono ma dallo schermo. Ho perso un filmato nel quale sono andato nella dimensione quella di tutti i dungeon a cercare un dungeon di tier 6, cioè quello a 6 piani, per potenziare un po' l'equipaggiamento. Ho perso mezz'ora o tre quarti d'ora di filmato in cui io cercavo di entrare nel dungeon e non ci riuscivo. Perché abbiamo bisogno del cloud pet. Senza il cloud pet ci attacchiamo al cazzo. Quindi, che cosa facciamo adesso? Adesso faccio una bella pausa. Poi oggi pomeriggio registro l'episodio che poi vedrete domani e che sarà la ricerca di nuovo del Cloud Pet. Però farò una cosa molto breve, quindi vedrete una registrazione molto breve della cosa. Ed eccoci qua. Allora, ragazzi, abbasso. Scusate sempre il suono, lo faccio sempre dopo, lo dovrei fare prima. Allora, questi sono i pet che ho trovato nelle ultime ore di gioco. Ore. Mi sono rotto il cazzo. Cioè, fatevi il conto tra roba sotto dungeon sottoterra e nuvole di quanto cazzo ci ho potuto mettere a pia tutta sta roba. No.
Non ce la possiamo fare, non ce la possiamo fare. Questo è il giro che ho fatto. E vi assicuro che non è poco. È veramente tanto. Siccome mi sono rotto un po' i coglioni, anzi, me li sono rotti un bel po', buttiamo tutto qua dentro. Tra l'altro, forse c'è il Nether Portal che è nuovo. Quello potrebbe esserci molto utile. Buttiamo tutto qua dentro, tanto per. Tanto per ottenere MC in cambio, e io butto tutto qui dentro perché giustamente è inutile tenerli nelle ceste. Cioè, guardate quanti cazzo ne ho trovati, e ovviamente sempre gli stessi. Quindi, siccome mi sono veramente stufato, ragazzi, cioè non posso continuare a fare così perché se no mi passa pure la voglia. Ma non mi va, scusatemi, ma non so perché ciò sta. Siccome non mi va di givarmi la roba, sono andato nelle configurazioni, nel file di configurazione e ho sbloccato le ricette per questo pet e per un altro che adesso andremo a vedere, raga, perché non è possibile. Nether Quartz, Nether Quartz. Che altro ci serviva? A sto punto ce lo facciamo perché, cioè, voglio dire. Allora, Iron Nuggets e Nugget e Diamond. E vaffanculo, il pet ce lo craftiamo. E muori, muori, devi morire. Devi morire. Generalist. Che cazzo è Generalist? Acquire one pet of each category. Certo. Questa è la categoria degli stronzi, praticamente. E poi c'era l'altro pet che era il. Oddio. Il Black Hole, che è pure uno di quelli che volevo trovare, ma non sono riuscito a trovare. Mi serve Obsidian e Coal. Obsidian e Coal. E ci facciamo pure questo, perché, cioè, ma che cazzo volete ammazzare? Non voi, questi qua. Cioè, sono veramente troppo troppo rari, cioè, ma non scherziamo. È proprio esagerata come cosa. Allora, togliamo tutta sta roba. Facciamoli imparare subito, immediatamente, sti pet, bastardi. E tra l'altro non so neanche dove cazzo mettere, perché con questi qua, metterli nell'inventario è un problema. Questo mangia il Nether Quartz. Quindi Nether Quartz. Te, magnate il Nether Quartz. E quest'altro mangia l'Obsidian Nugget. Obsidian Nugget. Te, magnate l'Obsidian Nugget e vai a cagare. Allora, c'è. Sì, ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo tutti. Adesso dovremmo avere la possibilità di volare senza questa, e quindi diciamo che questa la possiamo mettere da parte. Giusto? Ok, sì. Perfetto. Tra l'altro volare anche abbastanza velocemente. Abbastanza velocemente. Quindi ottimo. Quindi il nostro Cloudpet ha la sua funzionalità, e poi abbiamo il Black Hole Pet che non fa altro che creare un buco nero e quindi bloccare i mob. Bloccare i mob non del tutto, ma comunque gli dà una bella botta in modo da permettervi di muovervi, il che è come se fermasse il tempo fondamentalmente. Non credo che blocchi gli spawner, però chi lo sa, lo devo provare. Allora, che cosa mi serve? Mi servono le spawn eggs che avevo trovato. Ok, eccola qua. Per spawnare le nostre unstable ant. Ragazzi, mi dispiace se me lo so creato, però, no, cioè no proprio, era proprio una cosa impossibile continuare così. Ok, abbiamo tutti i pet. Ok, quindi Iron Golem, Golden Apple, forse mi sarebbero servite un po' di più, ma non fa niente. Ah, mi manca il Mickerson. Ok, andiamo senza Mickerson, dai, rischiamo. Rischiamo. Dove sta? Ah, ecco. Ma perché già mi stava innervosì. Ok, ragazzi, adesso possiamo finalmente volare e possiamo arrivare sopra lì. Mi serve questa per rompere subito gli spawner. Proviamo anche con il Black Hole Pet, vediamo se riusciamo a bloccare tutti. Non credo, però io ci provo. Ok, intanto rompiamo gli spawner, che è la cosa fondamentale. Poi non dobbiamo fare altro che scendere. E meno male che l'avevi bloccati. Perché
Guarda sti stronzi come che knockback che hanno. Ok, ragazzi, dobbiamo entrare dentro. Se ci riusciamo. Non riesco ad entrare dentro. Rompiamo subito gli spawner. Rompiamo subito gli spawner. M'hanno fottuto. M'hanno fottuto tutto. No! No, ridatemi la mia roba. Ridatemi la mia roba. Ridatemi la mia roba. Il pet, non ho più il pet. Non ho più il pet. Eccolo. Ok, ci siamo, ragazzi, ci sono, ci sono, ci sono. Rimettimi questo, rimettimi questo. Che figli di puttana. Che figli di puttana. Dove sta la mia. Oddio, la mia piccozza. Ho perso la piccozza. Ok, di nuovo black hole. Devo rompere assolutamente gli spawner. Perfetto, l'arma ce l'ho. Sì, l'arma ce l'ho. Ho perso la piccozza. Eccola la piccozza, perfetto, ce l'ho. Ok, quindi Black Hole è stato molto molto utile. Abbiamo bisogno solo di trovare questa parte qui. Golden Apple, porca troia, a me quando non me le sono portate. E ci buttiamo subito qua. Ed abbiamo dei dinosauri? Sì. Ok, abbiamo dei dinosauri che però penso che possiamo. Dove sta la mia spada? Perché io perdo la spada? Ok, abbiamo questi dinosauri che fortunatamente con il Black Hole Pet riusciamo a bloccare e quindi riusciamo a. In tutta tranquillità a rompere lo spawner, quindi a farceli. Sto black hole è molto molto utile, però qui ancora siamo a un livello che ammazza, mette i vermi come prima cosa, è stato parecchio da bastardi, eh. Ok, basilisk, basilisk, sono tosti, basilisk, sono molto tosti. Sono bloccato, sono bloccato. Non riesco neanche a volare, non posso neanche volare perché sti bastardi mi hanno bloccato. Ma io sono più stronzo di loro perché. Porca puttana. Devo cercare di arrivare lì. Tra l'altro devo stare attento perché ci sono. Dove ci sono i basilisk ci sono anche i blocchi che ti teletrasportano. Che bastardi continuano a spawnare. Continuano a spawnare. Se io non riesco ad andare lì sopra è un problema. A meno che non cerco il buco e me ne scendo giù. Il buco dovrebbe stare dall'altra parte. Qui, 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 qui. Ok, ci sono. Ok, ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono, ragazzi. Blocchiamo anche questi. Blocchiamo anche questi. E rompiamo subito gli spawner. Ok, diamoci un'altra botta di questo e un'altra botta di questa. E abbiamo il buco qua. Ok, non serve affrontarli. Non conviene proprio affrontarli. Conviene continuare a scendere. Bloccare di nuovo. Questi sono molto stronzi. Però con il fatto che noi possiamo bloccarli, forse riusciamo se troviamo il modo per non farli spawnare, riusciamo a rompere tutto subito. Perfetto, ragazzi, un altro successo. E adesso penso che possiamo anche iniziare a vedere cosa c'è qui dentro. Allora, questa è una Poison Sword. Qui ci sono delle uova. Questi sono dungeon veramente molto molto difficili, però affrontati in questo modo siamo molto molto avvantaggiati. Io farei anche una bella cosa, qua ci metterei dentro, ok, che al massimo ci teletrasportiamo lì. Ragazzi, dovrebbe essere, se non ho fatto male i conti, dovrebbe essere l'ultimo. Con i più stronzi di tutti, con i più stronzi di tutti, quindi subito a rompere gli spawner. Eccoli, questi sono veramente stronzi, anche perché bloccano. Hanno. Cristo santo, quanti cazzo ne siete? Quanti ne siete? Troppi. Questi sparano le. Io non so quanto dura il black hole, veramente, eh. Però questi spawnano troppo velocemente. Troppo velocemente. Ok, si muovono. Riblocchiamoli. Riblocchiamoli. Ok, forse ci siamo. Devo riuscire. Ci stanno ste farfalle di merda che mi fanno. Non mi fanno avvicinare allo spawner. Ragazzi, non ci riesco. Non ci riesco, non ci riesco. Mannaggia la puttana, mannaggia, sono rispawnati un'altra volta tutti quanti. Ste farfalle sono bastarde. Ma io sto sbagliando però, devo vedere se questo è l'ultimo piano, perché se non è l'ultimo piano io me ne scendo giù. No, ma se è l'ultimo piano. Ok, allora blocca di nuovo. Ne sono usciti un miliardo, ne sono usciti un miliardo. Sono veramente tantissimi. Ed è molto da stronzi metterli alla fine questi, perché questi sono belli stronzi. Ok, troppe farfalle, troppe farfalle. Qua sarebbe servita una motosega.
No, 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 quelli sono blocchi. Porca puttana, non riesco, non riesco, ragazzi. Non riesco. Non riesco, non riesco, non riesco, non riesco. A sto punto conviene fare sto lavoro. Spawn the princess, non c'è. No, 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 no. Assolutamente no. Dammi questo. Dammi questa. Queen Scale Boots. Minchia. Ok. Pensavo di trovare le Royal, ma ho trovato le Queen. Sì, ragazzi. Sì, set completo con questo. Set completo, se riesco a farmelo. Set completo, ragazzi. Set completo della Queen. Devo solo riuscire a fottere sta roba. Allora, B, butta tutto dentro. Ok, dove cazzo è andato a finire? No, penso di averlo ripreso, credo. Blocca tutto. Blocca tutto, me ne manca solo uno. Raga, sto laggando come un pazzo con queste cazzo di farfalle di merda. Fammi aprire quella chest. Royal Guardian. Ok, dobbiamo andarcene. Dobbiamo andarcene. Perché non mi fa fare il black hole? Slow time, right click, obsidian nugget. Me ne sono tolte, me ne sono tolte, fermati. Blocca, 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 blocca tutto, blocca tutto. No, non devi tornare su. Devi bloccare tutto. Ok, ribloccato tutto. Io credo di aver finito le chest. Non riesco. Ok, ragazzi, ok. Fuori, 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 fuori. Fuori, dobbiamo uscire fuori. Dobbiamo uscire fuori. Qui. Qui, qui. Credo di aver preso tutto, ragazzi. Credo di aver preso tutto. Allora, immediatamente l'uovo. Immediatamente l'uovo. Il black hole non ci serve più. Questo non ci serve. Fammi cliccare qua. Ragazzi, è stata tosta. Vi assicuro che sta puntata non è quello che avete visto, ma ore, ore, ma veramente ore, perché io da stamattina, tardi che sto fa, è pomeriggio, ma siamo riusciti a pigliarci. Questa non la posso purtroppo. Ragazzi, la Royal Guardian Sword, 750 di attack damage, Unbreaking 5, anche se questa ha Knockback 5, Bane of the Eye e Fire Aspect 1, ma credo che sia migliore questa. Credo che sia decisamente migliore questa. Dove sta? È la Madonna. Ah no, questa era. Che fail! Stavo a guardare la vecchia, minchia che spettacolo! In più abbiamo la Queen Scale Chestplate. E però non ho capito. Allora, come si chiama? Enchanting Table. Questo qua. Voglio provare. Allora, la posso. A parte posso fare questa? No, ovviamente no. Questa. Sì, ragazzi, possiamo enchantarla, quindi può diventare ancora più potente di quello che è. Perché non mi fa fare. Perché ho perso i livelli? Se sono buggati i livelli, fammi prendere un attimo un po' di. Un po' di cosa qua. Allora, aspetta, con calma, tu che cos'è che mangiavi? Dove stai? Nether Quartz. Ce l'ho il Nether Quartz, sì. Ok, vieni qua. Datemi un po' di esperienza su. Cioè, alberi dell'esperienza che non danno esperienza. Bene. Bene così. Ok, ammazziamo queste. Non ci dà niente. Ammazziamo mob, non ce l'abbiamo, no? Perché mi sento un rumore. C'è un mob ammazzabile da qualche cazzo di parte. Questi. Ammazza quanta energia c'hanno. Cioè, tutto sto tempo ci vuole per ammazzare sti Tyrodisc. Spero che tu mi dia dell'esperienza. Cazzo di suono stupido, manco un po' di esperienza. C'è del carbone, ok. Ok, perfetto. 76 livelli. Ok, si sono sbuggati, meno male. Che cazzo? Perché è tutto contro di me. Adesso io spero di non buttarla mentre combatto sta cosa.
E niente, ragazzi, allora ci siamo, ci siamo, ci siamo. Abbiamo un'attrezzatura di tutto rispetto. Abbiamo bisogno di farci un po' di livelli per enchantare a livello quindi 30, 120 livelli ci servono. Ne abbiamo già 76, quindi potremmo già volendo enchantare uno dei pezzi. E, anzi, lo faccio proprio adesso, raga. Lo faccio proprio adesso. Però prima mi devo liberare un attimo, quindi via la roba che posso buttare. Queste pure le possiamo togliere. Questa la possiamo togliere. E qua dentro mettiamo sta roba. 1 e 2. Questa, vabbè, la potevo togliere, ma non fa niente. Ok, allora, questo che abbiamo detto che mangia i book. Magna questi book. Allora, perché mi manca qualche. Stavo già tremando. Allora, cominciamo dai boots. Unbreaking 3 e Thorns 3. Non so neanche cosa sia Thorns. E vai. Unbreaking 3 e Thorns 3. Sempre uguale. Comunque sia, ragazzi, questa è l'armatura più forte del gioco. Cioè del gioco, della mod fondamentalmente. Quindi possiamo metterci anche 1 e 2. Però vanno enchantati, quindi dovremmo comunque enchantarli. La Mobzilla ce la lasciamo lì. Adesso siamo pronti per affrontare nuove avventure, diciamo così. Però prima ho bisogno di un po' di livelli. Questo è fantastico. Sto Black Hole Pet mi ha svoltato proprio il dungeon. Dobbiamo prima guadagnare un po' di livelli. E per questo bisogna mettersi un po' AFK e aspettare che questi stronzi cominciano a germogliare roba. Quindi adesso io lascio il gioco così. Ah, c'ho pure Feather Falling con la Windscale. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Questo è stato tosto farlo.